Un allestimento natalizio oggi all'esterno della scuola primaria di Villadogna, i bambini sono impegnati. Questa iniziativa è frutto di un progetto che si è tenuto nei mesi scorsi. Esattamente, siamo il comune di Villadogna e ringrazio subito l'amministrazione e l'istituto didattico perché hanno accettato questa sfida di fare del Natale con prodotti del riciclo, per cui discorso economia circolare e rispetto della natura. I bambini sono stati bravissimi e hanno fatto praticamente tre laboratori, tre lunedì molto intensi con l'artista che poi conoscerete. E si sono portati da casa lattine, pezzi di plastica o giocattoli rotti e hanno costruito appunto sotto la direzione dell'artista quello che poi vedrete con le riprese che avete fatto. Un progetto di Artelier della cooperativa L'Aquilone che appunto speriamo di riportare nelle scuole perché i ragazzi hanno anche apprezzato ovviamente anche il discorso del rispetto e del rifiutto inteso come oggetto appunto che può diventare un prodotto artistico ma che va salvaguardato, non va buttato. E adesso siamo con l'artista Daniele Di Liddo, che ha guidato questi bambini nei laboratori, i cui frutti li vediamo oggi. Che cosa avete fatto in particolar modo? Ma abbiamo raccolto del materiale di scarto, che sono bottiglie, vecchi CD, grucce, qualsiasi cosa che i bambini hanno trovato a casa che avrebbero buttato via. Ci siamo trovati, io ho cercato di dare degli indirizzi a loro, però la fantasia è tutta loro frutto. E, anzi, ho copiato a loro qualche trucchetto che poi ho realizzato per conto mio, perché in solo 3 giorni di laboratorio non saremmo riusciti a completare tutto l'allestimento. Direi che il progetto ha avuto un buon esito, i ragazzi si sono divertiti. Questo dimostra che in fondo basta un po' di creatività e tutto si può riutilizzare. Sì, praticamente tutto. Io nel mio laboratorio recupero materiali anche un po' più difficili da elaborare, però abbiamo visto con i ragazzini che con poco, veramente poco, si può creare con un po' di fantasia, si possono creare degli oggetti simpatici, divertenti e quindi riportarci un po' a questo momento che è un momento di festa.